2, ed è un'autentica volata quella che sta per impostarsi ancora piuttosto lontano dal traguardo. E davanti intanto è la Lasutina, vincitrice della 5 classica. Sulla destra la Iora, arriva anche Manuela Dicenta. Anche Manuela Dicenta, pur con l'effetto del teleobiettivo che schiaccia sicuramente le distanze, ma è proprio lì, dietro alle prime tre. Sulla sinistra Stefania Belmondo, la Lasutina al centro, appena arretrata ora sembra la Iegorba, che tuttavia si fa avanti sulla sinistra. Al centro Stefania Belmondo in testa davanti alla Lasutina, la Iegorova in terza posizione, Stefania Belmondo ancora in testa, Stefania Belmondo sta volando verso una possibile medaglia d'oro, è a 50 metri dal traguardo, vediamo se sono in grado di attaccarle le due russe, non ce la fanno, non ce la fanno, sta attaccando al centro la Lasutina, ma resiste Stefania Belmondo e vince, vince Stefania Belmondo, seconda la Lasutina, terza la Iegorova, al quarto posto è Manuela Dicenta. Formidabile, formidabile, mozzafiato. Stefania Belmondo attaccata fino all'ultimo, fino a 30 metri dal traguardo, dalla Lasutina che è riuscita addirittura a superare la Iegorova. Quindi Stefania Belmondo, medaglia d'oro della 10 km a tecnica classica e medaglia d'oro quindi della combinata, ha migliorato nettamente il proprio risultato delle Olimpiadi e vedete che